Buonasera a tutti, benvenuti qui in Sala Azzurra oggi per questa conferenza di VIS. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto che sta per VIS, è un acronimo che sta per Virtual Immersions in Science, ed è il progetto di outreach e comunicazione scientifica della Scuola Normale. Per adesso ci collaboriamo, diciamo, con ricercatori di cinque aree che sono cosmologia, biofisica, fisica delle particelle, chimica e archeologia. All'interno di VIS ci sono molte attività proprio che hanno lo scopo di far avvicinare chi non fa ricerca con chi la fa quotidianamente e quindi far capire in che cosa consiste proprio l'attività del ricercatore. E tra le attività appunto ci sono le conferenze come quella di oggi, e ringraziamo Guglielmo Tino per essere qui a spiegarci appunto i suoi risultati, diciamo, sulle misure della costante gravitazionale. E poi però ci sono anche altre attività come le visite al Cave 3D, che è una stanza che fa parte del centro Dreams Lab, quindi al Palazzo della Carovana, è una stanza futuristica per la visualizzazione tridimensionale di dati scientifici, quindi un'esperienza molto interessante. E per partecipare, diciamo, a queste visite al Cave, vi invito a visitare il nostro sito web vis.sns.it, dove potrete registrarvi. Un'altra attività che abbiamo avviato da poco si chiama Un giorno ricercatore, e il 29 maggio, quindi tra poco più di due settimane, verranno cinque ragazzi scelti tra i licei di tutta Italia che hanno vinto un concorso e che quindi parteciperanno, cioè vivranno, diciamo, l'esperienza di un giorno ricercatore, quindi passeranno una giornata intera assieme a un gruppo di ricerca alla Scuola Normale e potranno vedere proprio con i loro occhi in che cosa consiste fare ricerca. Quindi adesso passo la parola a Simona Gallerani, che è una ricercatrice di cosmologia, per introdurre il nostro speaker, e vi ricordo che dopo questa conferenza sarà possibile visitare nella sala del ballatoio, che è proprio qui accanto, una piccola esposizione con del materiale che riguarda in un certo senso la cosmologia. Ci sono antichi testi della biblioteca, materiale dell'archivio e una bella presentazione di immagini cosmologiche. Quindi passo la parola a Simona, grazie. Buonasera a tutti, è mio piacere presentarvi l'ospite delle conferenze pubbliche di VIS di oggi, il professor Guglielmo Tino, a cui do il mio benvenuto e che ringrazio per la presenza. Ci tenevo a ricordarvi che il format che abbiamo scelto per le conferenze pubbliche di VIS tende a privilegiare l'aspetto, se vogliamo, più umano, più personale, legato alla esperienza, all'attività di ricerca di uno scienziato. Quindi quello che in genere noi chiediamo ai relatori è appunto di raccontarci in che modo la scoperta più importante che loro hanno fatto gli ha cambiato poi il corso della sua vita. Il professor Guglielmo Tino ha ottenuto il dottorato in fisica proprio qui alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1992, è diventato ricercatore prima e professore associato poi presso l'Università di Napoli, ed è dal 2001 che è invece professore ordinario presso l'Università di Firenze. È stato anche invitato come professore ospite in diverse università sia europee come ad esempio la Scuola Normale Superiore di Parigi, ma anche negli Stati Uniti presso l'Istituto Nazionale di Tecnologia di Boulder in Colorado. È autore di più di 100 articoli scientifici. La sua attività di ricerca è stata premiata sia a livello nazionale che a livello europeo. In particolare volevo menzionare il premio ricevuto dal professor Tino della Società Ottica Europea nel 2009, ed è anche coordinatore di vari progetti finanziati da agenzie spaziali italiane ed europee. In qualche modo il professor Tino ha seguito le tracce di Galileo Galilei,
La leggenda racconta che Galileo Galilei circa 500 anni fa ha effettuato i primi studi sulla gravitazione universale proprio qui a Pisa, e invece oggi ci spiegherà in che cosa consiste una nuova sofisticata tecnica ideata da lui e dal suo gruppo di ricerca, grazie alla quale è possibile misurare con una precisione senza precedenti la costante di gravitazione universale. E naturalmente ci spiegherà come questa scoperta gli ha appunto cambiato la vita. Lascio quindi la parola al professor Tino, grazie e buon ascolto. Da Galileo Galilei e arrivando a esperimenti che si fanno in questi giorni, in questi anni, utilizzando dei nuovi sensori basati sulla meccanica quantistica. Allora, già questa cosa di mettere insieme la gravità e la meccanica quantistica, qualcuno di voi già avrà letto o sentito, che già è una cosa interessante e affascinante di per sé, perché noi per quello che uno chiama l'infinitamente grande, il cosmo, abbiamo una descrizione perfetta che è la relatività generale, che ci permette per ora di capire tutto. Per le cose molto piccole, atomi, molecole, particelle, abbiamo la meccanica quantistica che di nuovo funziona, è un po' strana ma funziona alla perfezione. Non abbiamo ancora una teoria, non capiamo ancora bene come mettere insieme queste due cose, anche perché sono rari per ora i casi in cui queste cose vanno messe insieme, però una teoria che metta insieme la gravità e la fisica quantistica non esiste ancora. E quindi, almeno dal punto di vista sperimentale, è interessante andare a sondare appunto la gravità utilizzando dei sensori quantistici. Questa è un po' la motivazione. Il ruolo di Galileo, chiaramente stiamo parlando, sapete che l'anno scorso ricorrevano 450 anni dalla nascita di Galileo Galilei qui a Pisa, pare non sia chiaro esattamente dove, ma comunque qui a Pisa, e anche sono passati tanti anni, il suo insegnamento, molti aspetti di quello che è stato il metodo che lui ha sviluppato sono ancora la guida per gli scienziati al giorno d'oggi. E questa vedrete nella presentazione di oggi che non è una forzatura, cioè comparirà continuamente il nome Galileo sotto diversi aspetti. E vabbè, volevo cominciare con il ben noto passo dal Saggiatore, in cui Galileo Galilei scrive: la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Allora, un esempio perfetto di questo e secondo me la relatività generale, perché la relatività generale, senza andare nei dettagli, è appunto una descrizione della gravità come una proprietà geometrica dello spazio-tempo, quello che si conosce un po' in base a questa figura, cioè la presenza di una massa che deforma la geometria dello spazio-tempo. Chiaramente è una geometria complicata, non euclidea, cioè i triangoli, gli angoli interni del triangolo, la somma non fa più 180 gradi, si deforma un po' tutto, però si descrive in termini geometrici. Lo spazio non è più lo spazio a tre dimensioni, larghezza, profondità e altezza, ma si descrive tutto in quattro dimensioni aggiungendo il tempo. E la matematica, nonostante quello vi può capitare di leggere, una matematica complicata, secondo me, quella è relatività generale. Però gli ingredienti sono geometria e matematica, quindi appunto Galileo lo ritroviamo come impostazione generale. Un altro aspetto interessante è proprio nel modo di concepire i modelli per i processi fisici. Per esempio, se prendiamo di nuovo la relatività generale, in questo passo Einstein descrive come gli è venuto in mente, come ha cominciato a pensare alla relatività generale. E vedete, dice, ero seduto sulla sedia nel mio ufficio di Berna, quando lui era all'ufficio per i brevetti,
All'improvviso ho pensato una cosa: se un uomo cade liberamente, non sente il proprio peso, l'esperienza che abbiamo quando facciamo un tuffo nell'ascensore. Sono stato molto colpito, questo semplice pensiero, questo semplice esperimento concettuale ha avuto una grande impressione per me, mi ha fatto una grande impressione, e questo ha portato alla teoria della gravità. Si racconta che poi nei fatti questo è stato anche determinato dal fatto che in quei giorni un operaio è caduto da un'impalcatura e pare che Einstein sia andato a trovarlo in ospedale per chiedergli cosa aveva sentito mentre cadeva. E pare che l'operaio abbia risposto: non ho sentito niente fino a quando non ho toccato terra. Ma a parte questa aneddota, allora questo è come Einstein ha pensato a relatività generale. Se prendiamo il dialogo sui massimi sistemi di Galileo, vedete come lui descrive quella che poi è stata chiamata la relatività galileiana. Rincerratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coperta di alcun gran naviglio, e qui vi fate d'aver mosche, farfalle, simili animaletti volanti, e poi fate muovere la nave con quanta si voglia velocità che, purché il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti gli nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Vedete, c'è un forte parallelismo: in un caso un sistema uniformemente accelerato, nell'altro un sistema che si muove di velocità uniforme. Ma appunto il modo di semplificare il problema, di arrivare a un modello semplificato per estrarne poi dei principi, delle leggi generali, mi sembra molto simile. Ovviamente l'altro contributo importante di Galileo è aver dato un rilievo e un ruolo centrale agli esperimenti, e quindi in particolare, per esempio per lo studio della gravità, l'uso del piano inclinato. E allora appunto oggi vorrei raccontarvi un po' come noi studiamo la gravità, non più utilizzando il piano inclinato, ma vedrete utilizzando delle idee simili, però come vi ho detto utilizzando dei sensori, degli apparati che sono molto complessi e basati essenzialmente sulla meccanica quantistica. Ah, ecco, una cosa che volevo dire è che vedrete varie volte ho riportato degli articoli, o proprio la copia come in questo caso, oppure la citazione dei riferimenti. Questo l'ho fatto per un po' di ragioni: uno, perché appunto ci viene chiesto in questo caso di parlare anche un po' di come noi viviamo la scienza, e per chi qui fa scienza, insomma, per noi pubblicare un articolo, per noi scienziati, uno dei massimi risultati, degli obiettivi, è poter pubblicare gli articoli su riviste prestigiose come Physical Review Letters o Nature. È proprio una nostra debolezza quando riusciamo a pubblicare un articolo lì, perché sono riviste dove è difficile che un articolo venga accettato, viene vagliato da referee molto rigorosi, insomma. L'altra cosa è perché così chi vorrà poi riguardare, se questa risulterà interessante, questa presentazione, troverà dei riferimenti per magari approfondire degli aspetti che sono stati più interessanti. E la terza cosa è che gli articoli sono un altro elemento essenziale del metodo in qualche modo galileiano, cioè noi quando pubblichiamo un articolo comunichiamo alla comunità scientifica quello che abbiamo fatto, e quindi in altri laboratori sono in grado di verificare se abbiamo fatto errori, se i risultati che abbiamo trovato sono riproducibili. Quindi il fatto che riporto gli articoli un po' a queste diverse motivazioni. Poi appunto ci viene anche un po' chiesto di raccontare come siamo arrivati a fare quello che abbiamo fatto, e quindi è un caso in cui uno un po' può raccontare i fatti propri. Vabbè, nel mio caso devo dire che quello che sono riuscito a fare è molto dovuto al fatto che molto presto, diciamo subito dopo la laurea, ho avuto la possibilità di interagire, di lavorare con persone, con scienziati di livello molto molto alto. Vedrete che alcuni di questi poi hanno avuto il premio Nobel, e anche persone che, oltre a essere di grande livello scientifico, dal punto di vista umano avevano caratteristiche molto, insomma, persone pronte a trasferire le proprie conoscenze, le proprie, e appunto questo per me è stato molto importante. E in particolare subito dopo la laurea sono stato appunto a Boulder in Colorado,
in questo laboratorio che si chiama GILA, Joint Institute for Laboratory Astrophysics, a lavorare con questo signore che si chiama John Hall, e non so se si vede, ma il suo ufficio era già un'esperienza, cioè per andare a parlare con lui si faceva una specie di labirinto in mezzo agli articoli, appunto. E queste erano esperienze eccezionali, perché diciamo, sono queste persone con, che quando ci si parla si impara un sacco. E poi era particolare il fatto che se si parlava di un articolo in particolare, lui era capace di mettersi a scavare in queste montagne di articoli e ripescare l'articolo. L'altra cosa interessante è che mentre qui uno potrebbe avere l'immagine di una persona disordinata, confusa, lui poi ha avuto il premio Nobel, come vi mostrerò, per gli esperimenti di massima precisione dove tutto è sotto controllo. In quegli anni lui stava facendo i primi esperimenti in cui, utilizzando atomi e laser, faceva delle verifiche molto molto precise della relatività ristretta. E questo di nuovo per me è stato importante, perché ho capito come con questi strumenti si potesse non solo studiare gli atomi e la luce, le proprietà degli atomi e la luce, ma anche utilizzarli proprio come sensori, come sonde, per andare a studiare aspetti fondamentali della fisica. Poi successivamente ho lavorato appunto al National Institute of Standards and Technology, che a quei tempi si chiamava ancora NBS, National Bureau of Standards, che comunque è sempre lì a Boulder, con Lee Holberg, che è un allievo di John Hall e che aveva anche la passione per le macchine. Quindi il periodo in cui sono stato lì giravo per le strade degli Stati Uniti con questa Chevrolet, riscuotendo un certo successo di... In maniera inaspettata è venuta qui mia moglie, quindi non posso raccontare i dettagli. Va bene. Allora, con Lee Holberg, in quegli anni venimmo poi qui in Italia, in particolare a Pisa, e nel laboratorio di Adriano Gozzini, che alcuni di voi ricorderanno, è stato una persona molto importante, quella normale, uno scienziato di altissimo livello, allestimmo un esperimento dove appunto utilizzavamo questi nuovi laser per fare misure di altissima precisione, e l'esperimento poi fu completato a Firenze in questo laboratorio che si chiama LENS, che nasceva proprio in quegli anni, e probabilmente questo è il primo articolo che è stato pubblicato come risultato del LENS e della Scuola Normale, ed è stato anche l'argomento della mia tesi dottorato a cui accennavo prima. Mentre ero negli Stati Uniti ho assistito a dei seminari in cui per la prima volta, quindi alla fine degli anni Ottanta, si mostravano risultati come questi, di cui poi vi dirò un po' più in dettaglio, essenzialmente degli esperimenti in cui, utilizzando la luce laser, qui vedete questa luce blu che sono dei fasci laser, si riusciva a intrappolare degli atomi, quelli che vedete, questa macchiolina si accende e si spegne, la luce emessa da atomi intrappolati dalla luce laser. E notai che quando questi atomi, quando si spegneva la luce laser, questi atomi cadevano, come tutto cade. E allora, quando tornai in Italia, proposi all'Agenzia Spaziale Italiana di fare, proposi un esperimento da fare in microgravità nello spazio, in modo da eliminare questo effetto della caduta che si ha sulla Terra, e poter quindi studiare questi atomi per tempi più lunghi, per esempio per fare misure di precisione. E ottenni un buon finanziamento con cui abbiamo realizzato in Italia i primi esperimenti, quelli che sono stati i primi esperimenti con questi atomi ultrafreddi, che come vedrete da allora a adesso è stato un campo della fisica di grandissimo successo, con tanti premi Nobel, è stato un campo di successo a livello internazionale. Per capire un po' tutto quello che c'era sotto, andai appunto, passai un anno a Parigi all'École Normale Supérieure con Claude Quentin-Ugy, che è un teorico, e Christophe Salomon, che invece è uno sperimentale. Ma una caratteristica dell'École Normale Supérieure è che ogni teorico deve riuscire a fare un esperimento e gli sperimentali devono capirne anche di teoria. Infatti qui vedete Claude Quentin-Ugy, che poi appunto ha avuto il premio Nobel per la comprensione teorica di questa fisica degli atomi ultrafreddi, che però si cimenta comunque con un apparato sperimentale. Vabbè, qui in Italia, a Pisa, abbiamo avuto Enrico Fermi, che nel suo piccolo.
Però lì è proprio una cosa imposta, non si fa eccezioni, tutti devono fare un po' di attività, poi chiaramente ognuno ha la sua abilità specifica. E va bene, praticamente un po' per chiudere la storia, poi passiamo alla fisica, a Napoli, ero appunto all'Università di Napoli quando sono tornato da Parigi, provai a mettere su un laboratorio per studiare queste cose. Diciamo, non è facilissimo in Italia quando si è trentenni avere una propria attività autonoma, quindi era difficile avere un laboratorio. Allora quello che feci, ho questi fondi dell'Agenzia Spaziale Italiana, praticamente comprai una baracca, una specie di container in cui misi su un laboratorio in cui, da cui appunto sono usciti anche degli articoli su Physical Review Letters, questo per dire l'orgoglio di chi riesce, in cui studiavamo la connessione dello spin con la statistica, una cosa legata al principio di esclusione di Pauli. E vabbè, alcune di queste persone erano miei studenti, adesso lui è professore, lui è ricercatore al CNR, ricercatrice al CNR, insomma da quel container qualcosa è uscito. E comunque è stata la partenza di questa, per l'Italia, di questa fisica degli atomi freddi, che poi ho continuato quando appunto nel 2000-2001 mi sono trasferito definitivamente a Firenze, mentre per anni avevo fatto su e giù, svolgendo attività sperimentale sia a Napoli che a Firenze. Va bene, allora, cosa sono questi atomi freddi? Essenzialmente l'idea è di utilizzare la pressione di radiazione esercitata dalla luce, che è quella che devia per esempio anche la coda delle comete, per rallentare un gas di atomi. Saprete che se prendete il gas in questa stanza, le molecole si muovono a velocità che sono nell'ordine del chilometro al secondo, centinaia di metri, chilometri al secondo. Con la luce laser, utilizzando appunto la pressione esercitata da due fasci laser contropropaganti, questi atomi possono essere rallentati e portati in tempi brevissimi da chilometri al secondo a millimetri al secondo, praticamente li si ferma. Allora, quando uno parla di temperatura di un gas, la temperatura di un gas è definita da questa relazione, dove Kb è la costante, è detta costante di Boltzmann, T è la temperatura e V, M è la massa dell'atomo, della molecola, e V è la velocità. Quindi essenzialmente quando si dà la temperatura di un gas è un modo per dire la velocità media. Quindi quando dico raffreddare, in qualche modo significa rallentare gli atomi. E quali sono le temperature che si raggiungono in questo senso cinetico? Vedete, si raggiungono temperature che sono microkelvin o centinaia di nanokelvin, cioè sono frazioni di un grado nella scala assoluta, quindi praticamente si arriva allo zero assoluto, quello che si sa che non si può raggiungere, ma ci si va proprio vicino vicino, che corrisponde a dire che gli atomi o le molecole praticamente si fermano, si muovono a velocità bassissime. Non vado in dettagli, ma vi ho detto che questo è un campo che ha avuto molto successo. Infatti già nel 97 Claude Coentanugy come teorico e Steve Chu e William Phillips come sperimentali hanno ottenuto il premio Nobel proprio per vedete, gli sviluppi dei metodi per raffreddare e intrappolare gli atomi con la luce laser. Se uno raffredda, quello che succede, dopo ne riparleremo, ma sapete che in meccanica quantistica le particelle, i fotoni, anche le particelle con massa hanno una doppia natura, corpuscolare e ondulatoria, cioè allora, secondo cosa si guarda si possono comportare come particelle o come onde. Allora l'onda associata a una particella ha una lunghezza d'onda, ha delle dimensioni che quella si chiama la lunghezza d'onda di De Broglie, che è data da una costante H, che è la costante di Planck, diviso la massa e la velocità. Quindi se si riduce la massa, la velocità, la massa è quella della particella, se si abbassa la velocità, la lunghezza d'onda di De Broglie aumenta, De Broglie. Chiaro? Quindi siccome V è il denominatore, riducendo la velocità aumenta la lunghezza d'onda di De Broglie. E quello che può succedere, se si abbassa molto la temperatura, è che questa lunghezza d'onda di De Broglie diventa confrontabile con la distanza tra le particelle, cioè sono come tante onde che si sovrappongono. E quando si arriva a temperatura vicina alla temperatura, allo zero assoluto, tutte queste onde si sovrappongono e tutti gli atomi cominciano a comportarsi come un unico sistema.
ma non perché si ha la condensazione come l'acqua quando si raffredda, è un fenomeno quantistico, un fenomeno si capisce solo con la statistica quantistica, non è un fenomeno classico, è un nuovo stato della materia, oltre il liquido gassoso e il solido. Allora, questo effetto era stato previsto dal punto di vista puramente teorico da Bose e Einstein, che vediamo qui rappresentati, e si applica solo nel caso in cui, se uno conta protoni, neutroni ed elettroni nell'atomo, questo numero è un numero pari. E questo tipo di atomi o di particelle si chiamano bosoni. Allora, questo effetto, appunto, vedete, era stato previsto nel 1925 e mai osservato, perché appunto si deve arrivare a temperature vicino allo zero assoluto, dove non si era mai arrivati. Utilizzando questo nuovo metodo, il primo che è riuscito a osservarlo nel 1995, dopo 70 anni, è stato questo giovane ricercatore americano, sempre di Boulder, che è Rick Cornell, che qui è all'ENS a Firenze, impegnato, diciamo, in altre attività. E quindi Rick Cornell, insieme a Carl Wieman e Wolfgang Ketterle, hanno poi avuto nel 2001 il premio Nobel per la fisica per aver appunto per la prima volta osservato, vedete, questo effetto in cui, abbassando la temperatura a 50 nanokelvin, 50 miliardesimi di un grado assoluto, tutti gli atomi occupano lo stesso stato, che è appunto l'effetto di condensazione Bose-Einstein. Tutto questo è legato alla meccanica quantistica, vi ho detto, che essenzialmente corrisponde a dire che le particelle hanno un comportamento come le onde. Non vado in dettagli, ma insomma il tutto è descritto dalle equazioni Schrödinger. E la meccanica quantistica presenta tanti effetti strani, come per esempio il fatto, rappresentato qui, diciamo, in maniera qualitativa, che una particella può passare allo stesso tempo per due percorsi diversi, cosa che nella fisica classica non è possibile. E quest'idea è proprio alla base di questi sensori, di uno dei tipi di sensori di cui vi voglio parlare, che sono gli interferometri atomici, l'interferometria atomica, dove appunto gli atomi vengono separati in due parti, come è mostrato qui in questa registrazione sperimentale, percorrono due cammini diversi e poi li si ricombina e si guarda in uscita cosa si vede. Si osservano queste figure di interferenza. Qualcuno di voi avrà utilizzato un interferometro ottico, l'esperimento della doppia fenditura, per esempio. Questo è l'analogo, ma è fatto con gli atomi, non con la luce. E allora che succede? Che se uno ha che queste due parti dell'atomo si propagano in due potenziali gravitazionali diverse, perché uno va sopra e uno va sotto, può succedere quello che è mostrato in questa animazione, cioè che la parte che si muove più in basso va più veloce e arriva prima. E quindi quando le due parti si ricombinano si ha uno sfasamento tra le due e quindi quella figura di interferenza che vi ho mostrato prima si sposta. Allora, queste sono cose complicate, io vi do un'idea, poi dopo se ci sono domande possiamo provare a approfondirle. Però quest'idea dell'interferometria atomica è alla base dell'esperimento Magia, che questo esperimento abbiamo condotto a Firenze e pubblicato l'anno scorso su Nature. Magia è l'acronimo per misura accurata di G, della costante gravitazionale di Newton, con interferometria atomica. E l'idea di base è di misurare l'accelerazione di gravità con un interferometro atomico, poi utilizzare delle masse, delle grosse masse sorgenti che generano un campo gravitazionale, misurare in maniera molto precisa l'effetto di queste masse e da questo estrarre il valore della costante gravitazionale. Perché questo è un esperimento che è stato considerato molto importante? Perché la costante gravitazionale è la prima costante gravitazionale, la prima costante fondamentale che è stata introdotta nella fisica, è stata misurata per la prima volta nel 1798 da Cavendish e da allora ci sono stati fatti più di 300 esperimenti per misurarla, per determinarne il valore, ma come è mostrato qui, quando laboratori diversi misurano questa stessa quantità trovano risultati che non sono in accordo tra di loro, cosa che è un'eccezione nella fisica ed è strano di nuovo secondo i principi dettati a Galileo, perché i risultati devono essere oggettivi e riproducibili. Quindi è proprio un caso strano in cui ancora oggi non si sa quanto è il valore di questa costante e non si capisce perché dipende da dove si fa l'esperimento, dall'apparato.
E allora tutti gli esperimenti fatti finora venivano fatti con oggetti macroscopici, bilance di torsione, oggetti grossi. Questo nostro esperimento è il primo che utilizza appunto questi atomi, questi sensori quantistici per determinare il valore della costante gravitazionale. Quando ho concepito l'esperimento ero partito alla grande perché avevo individuato dei materiali che servivano per realizzare un apparato fatto bene, diciamo un sistema da vuoto fatto in titanio e poi come massa sorgente una tonnellata d'oro, perché l'oro ha una densità elevata, è omogeneo, ha tutte buone proprietà. E quindi appunto avevo chiesto, il titanio viene utilizzato per la Formula 1 e quindi avevo chiesto un'offerta alla Ferrari per il sistema da vuoto. E poi avevo chiesto all'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di comprare per l'esperimento una tonnellata d'oro. E avevo ottenuto l'ok dal presidente dell'INFN, professor Iarocci, che venne a vedere l'esperimento e disse: compriamo una tonnellata d'oro, anche perché è un investimento, cioè l'oro finito l'esperimento. E però il direttore della sezione locale Firenze disse: io non mi prendo la responsabilità. E quindi conclusione, l'esperimento è stato realizzato, diciamo un esperimento molto, un apparato molto avanzato, però il sistema da vuoto non è stato fatto alla Ferrari ma da una ditta di Parma che l'ha fatto per un decimo del costo e invece dell'oro abbiamo comprato il tungsteno che comunque è costoso ma non a livello del... La densità è la stessa, cioè un insieme di materiali tungsteno, oro... iridio più o meno hanno tutta una densità che è circa 19-20 volte quella dell'acqua, quindi un cilindro così pesa più di 20 kg e ha una massa di 20 kg. L'interferometro viene realizzato utilizzando degli impulsi laser, quindi la separazione della funzione d'onda viene realizzata utilizzando gli impulsi laser. Come vi ho detto, si osservano queste figure di interferenza. Questa è un'animazione che mostra tutto il processo e l'esperimento. Gli atomi vengono raffreddati e lanciati in questa che si chiama una fontana atomica e poi interrogati con il laser per rivelare appunto l'effetto di queste masse sorgenti. E si registra il segnale, come mostrato qui. Poi si spostano le masse sorgenti, quindi cambia il segnale gravitazionale prodotto da queste masse e l'esperimento si ripete. L'abbiamo ripetuto per tante volte. E vedete, questi sono i punti sperimentali acquisiti nel 2013 lavorando giorno e notte e questo è il segnale di modulazione indotto dalle masse sorgenti, insomma questo è il nostro segnale. E quindi analizzando i dati abbiamo infine potuto pubblicare su Nature nel 2014, quindi dopo vari mesi di analisi dei dati, il risultato che è questo valore della costante gravitazionale con incertezza relativa di 150 parti per milione. E qui vedete è dove si pone il nostro risultato rispetto ai risultati più recenti degli esperimenti fatti a Parigi, negli Stati Uniti, in Cina, Zurigo e così via. Ora il risultato di per sé è un numero un po' come gli altri, ottenuto per la prima volta in modo diverso. La cosa interessante è che adesso laboratori negli Stati Uniti, in Cina stanno lavorando per ripetere l'esperimento e quindi vedremo se questo metodo che noi abbiamo proposto permette di ottenere risultati consistenti e quindi di risolvere un po' questo piccolo enigma della fisica attuale. Nel senso che l'esperimento mi ha cambiato la vita, non so se questo è quello che mi ha cambiato la vita, però sicuramente, che più mi ha cambiato la vita, ma sicuramente ha avuto una grande risonanza, articoli, interviste... E quindi in qualche modo forse, con alcuni titoli, ovviamente gli articoli vanno sempre un po' controllati, alcuni titoli sono un po' fantasiosi, però è un esperimento che è stato considerato molto importante. Con la stessa idea di utilizzare gli atomi per sondare questi effetti gravitazionali fondamentali, l'anno scorso abbiamo pubblicato un altro risultato, in cui abbiamo realizzato il primo test del principio di equivalenza e la relatività generale utilizzando due isotopi diversi dell'atomo di stronzio. L'atomo di stronzio, ne parlerò abbastanza, perché è un atomo che io ho scelto molto presto come l'atomo preferito.
E capite che in Italia questo pone delle difficoltà, all'estero no, perché il nome viene da una città della Scozia, quindi per gli stranieri è un nome qualunque. In Italia è un po', però vedrete che è stata una scelta molto buona. E, allora, che cos'è il testare, verificare il principio di equivalenza? Essenzialmente significa ripetere l'esperimento di Galileo Galilei dalla Torre di Pisa, dove lui faceva cadere, o ha pensato di far cadere, non è chiaro se l'abbia fatto o no, oggetti diversi per verificare se l'accelerazione, se cadono allo stesso modo essenzialmente. Allora, noi quello che abbiamo fatto è fare lo stesso esperimento facendo cadere due isotopi diversi dell'atomo di stronzio. Isotopi diversi significa che è lo stesso atomo, stesso elemento, però il numero di neutroni nel nucleo è diverso. E in particolare, scegliendo questi due, in questo caso, vedete, lo spin di questo è zero, non ha spin, mentre questo ha uno spin 9,5. E abbiamo detto che lo spin può avere effetti drammatici, cioè a seconda se lo spin è intero o semintero, si ha o non si ha la condensazione di Bose-Einstein. Quindi in questo caso volevamo verificare se anche sugli effetti gravitazionali c'è un effetto dello spin. E poi appunto uno è bosone e uno è un fermione. Fare a Firenze questi esperimenti ha anche un significato particolare perché Enrico Fermi era professore a Firenze quando ha scritto l'articolo in cui appunto ha mostrato che i fermioni, quelli che poi sarebbero stati chiamati fermioni in suo onore, hanno caratteristiche diverse. Per esempio non si osserva la condensazione di Bose-Einstein, il che è una cosa molto strana, perché voi prendete lo stesso atomo, aggiungete o togliete un neutrone che proprio non cambia niente e il comportamento cambia proprio. Quindi questo è lo spin, è un po' ancora una cosa non compresa, cioè sono chiari gli effetti ma non è chiara la connessione per esempio spin statistica. Vabbè, di nuovo dal punto di vista sperimentale abbiamo fatto cadere questi due atomi e abbiamo effettuato quindi quello che è attualmente l'esperimento più preciso per cercare una possibile dipendenza dalla spin della interazione gravitazionale. E questa è un'attività che porteremo avanti con un nuovo apparato che stiamo realizzando, in cui vedete realizzeremo una fontana atomica, simile a quella che vi ho mostrato prima, però di un'altezza di 10-15 metri, quindi piano piano arriveremo alla Torre di Pisa, all'altezza della Torre di Pisa. Va bene, nel tempo che mi rimane volevo parlarvi di un'altra cosa, diciamo, l'idea è la stessa, utilizzare sensori quantistici per studiare la gravità, però in questo caso concentrando l'attenzione sulla misura del tempo e quindi essenzialmente sulla possibilità di realizzare degli orologi molto accurati. E qui vedete ritorna Galileo Galilei, perché l'idea di un orologio è comunque quella del pendolo, ci vuole un oscillatore molto regolare e poi un sistema per contare le oscillazioni. Chiaramente se uno ha un pendolo che oscilla con un'oscillazione al secondo e uno sbaglia a contare un'oscillazione, ha fatto un errore grosso. Se avete un pendolo che oscilla un milione di volte al secondo, se ne mancate una avete sbagliato di una su un milione. Attualmente il secondo, la definizione di un secondo, è data sulla base di una transizione dell'atomo di cesio che a 9 GHz, cioè si invia su atomi di cesio radiazione a microonde, simile a quella del forno a microonde, e si guarda per quale frequenza l'atomo cambia stato. Questo è di nuovo un effetto quantistico, gli stati sono quantizzati, cioè ci sono i possibili livelli di energia e si può avere la transizione da uno all'altro assorbendo o emettendo un fotone di una certa frequenza. Allora il secondo è definito come il tempo necessario quando si ha la transizione perché la radiazione elettromagnetica che induce la transizione, quindi queste microonde, faccia 9.192.631.770 oscillazioni. E questa è la definizione di un secondo. Per misurare bene tutte queste oscillazioni c'è bisogno di osservare l'atomo per molto tempo. E quindi per questo si utilizzano di nuovo le fontane atomiche, cioè attualmente il secondo è definito sulla base di una fontana atomica di cesio in cui gli atomi vengono lanciati verso l'alto e per tutto il periodo del volo si misura
la frequenza di questa radiazione microonde che induce la transizione tra i due livelli del cesio. Quanto sono precisi questi orologi? Hanno una precisione, i migliori orologi atomici a fontana atomica hanno una precisione di 5 per 10 a meno 16, che significa che sbagliano di un secondo ogni 2 per 10 alla 15 secondi, cioè di un secondo ogni 2 milioni di miliardi di secondi. E se uno si fa il conto, questo corrisponde a 60 milioni di anni, che è più o meno il tempo da quando c'erano i dinosauri ad adesso. Quindi se un dinosauro avesse regolato due orologi atomici, adesso questi due segnerebbero un tempo diverso l'uno rispetto all'altro, al massimo di un secondo. Questo è un modo di vedere la cosa. Dal punto di vista degli effetti fisici fondamentali, la relatività generale prevede un effetto che è la dilatazione del tempo dovuto alla gravità. Cioè, se voi mettete un orologio a una certa, rispetto a una sorgente di campo gravitazionale a due altezze diverse, l'orologio che è più vicino alla massa, quindi per esempio sulla Terra, l'orologio che è più in basso va più lento. E se uno fa il conto, appunto, secondo la previsione della relatività generale, vede che per un metro di differenza in altezza la variazione è dell'ordine 10 alla meno 16. Uno può dire, vabbè, è un numero molto piccolo, non è così importante. In realtà, se uno prende il sistema GPS, quello che ormai abbiamo tutti per trovare dove dobbiamo andare, il GPS è proprio fatto di 24 satelliti, ognuno dei quali ha un orologio atomico del tipo che vi ho detto a bordo, e prendendo il segnale da almeno 3 o 4 di questi orologi atomici si capisce, diciamo, il nostro rivelatore capisce dove siamo. Ora, se non si tenesse, siccome questi orologi sono a 20.000 km di altezza, l'effetto di dilatazione del tempo gravitazionale non è trascurabile, e non è trascurabile a livello che se non si tiene conto di questo effetto, il GPS sbaglierebbe di 10 km per ogni giorno, quindi in un giorno ci troveremmo tutta da un'altra parte. Infatti si racconta che gli ingegneri americani, il GPS è stato sviluppato dai militari americani, e gli ingegneri all'inizio non volevano mettere questa correzione da fisici, questa cosa un po', però poi col pragmatismo americano pare che avessero messo sul sistema elettronico un interruttore con relatività generale e senza relatività generale. Allora hanno mandato tutti i satelliti, hanno fatto partire il sistema, chiaramente tenendo senza relatività generale, e non funzionava niente. Hanno provato a correggere per l'effetto di relatività generale e sappiamo che ormai individuiamo i posti entro qualche metro. Quindi gli orologi atomici rappresentano uno strumento estremamente preciso, però notoriamente i fisici non si accontentano mai, e quindi mentre gli orologi al cesio, vedete, miglioravano in maniera continua, questo è l'errore degli orologi, cioè l'imprecisione dell'orologio, vedete, è andata giù negli anni, e notate che questa è una scala, come si dice, logaritmica, cioè ogni volta che si passa da qui a qui è migliorata di 10 volte la precisione. Mentre questi orologi a microonde miglioravano, alcuni di noi hanno cominciato a lavorare a una nuova idea che poi è stata di grande successo, perché vedete il miglioramento è stato molto più rapido. E questa è l'idea degli orologi ottici. L'idea di base è la stessa, quindi inviare su degli atomi della luce, della radiazione elettromagnetica, osservare la transizione. Però si utilizza, invece di radiazione a microonde, quello è il forno a microonde, si utilizza luce nel visibile, che ha una frequenza che è 100.000 volte più alta. Quindi l'oscillatore è 100.000 volte più alto e quindi l'errore relativo si riduce in maniera proporzionale. Il problema era avere il contatore, perché questo oscillatore oscilla 1 milione di miliardi di volte al secondo. E quindi non esisteva un contatore per frequenze così alte, ma il contatore è stato inventato proprio da John Hall, quello della scrivania disordinata, e da Theodore Ench, e per questo appunto hanno avuto, proprio per questa invenzione, hanno avuto il premio Nobel per la fisica nel 2005. Questi, vi ho detto, sono persone diciamo molto ricche, molto
fantasiose. Allora Hensch, per esempio, oltre a inventare il comb, ha anche fatto questa animazione, no, animazione vera, questo film in cui fa vedere come si possono intrappolare delle particelle cariche. Queste sono particelle di polvere ionizzate, cioè un po' caricate come uno fa con la penna quando la strofina, e poi qui c'è un campo elettrico oscillante che tiene intrappolate queste cariche. Allora io, copiando un po' da lui, ho fatto quest'altra cosa, la musica l'ho presa da lì, e queste invece sono le immagini di ioni, sono singoli atomi intrappolati, non è un'animazione, è proprio una telecamera che vede singoli atomi intrappolati. E vedete che non vanno, non seguono la musica, perché questo è un processo quantistico, si chiamano quantum jumps, cioè gli atomi passano da uno stato all'altro, però non si sa in quale istante decidono di fare la transizione. Allora, questi sono begli effetti quantistici, ma soprattutto questi ioni intrappolati sono quelli che si una possibilità per realizzare questi orologi ottici. E vedete qua, per esempio, utilizzando uno di questi orologi, vedete l'orologio in questo caso è un intero esperimento, hanno sollevato tutto il tavolo più o meno con un crick di 30 cm e anche una variazione così piccola di altezza è sufficiente a rivelare l'effetto di redshift gravitazionale o di dilatazione del tempo di cui vi ho detto. Quindi questa è una cosa, diciamo, abbastanza sconvolgente, perché gli effetti relatività generale, a cui appunto fino a qualche anno fa non si credeva, oppure si diceva sì, valgono per i buchi neri, per cose, invece si possono ormai vedere in laboratorio in maniera evidente. E anche in questo caso, vi ho detto, è stato un campo che ha avuto un grandissimo successo, e questo esperimento di cui vi ho detto è stato condotto sempre a Boulder da Dave Wyland e il suo gruppo, e insieme ad Arosh, a Serge Arosh, hanno avuto il premio Nobel nel 2012. Noi abbiamo seguito, vi ho detto, la mia scelta è stata l'atomo di stronzio, e allora con la stessa idea di realizzare orologi ottici abbiamo seguito una strada diversa, che poi probabilmente risulterà quella vincente, in cui non si usano ioni intrappolati col sistema che vi ho mostrato, ma si usano atomi neutri di stronzio intrappolati dalla luce. E questa appunto è una cosa su cui ho lavorato, vedete, nel 92 ho pubblicato appunto il primo articolo in cui si proponeva l'atomo di stronzio come riferimento di frequenza fino al 2012, quindi 20 anni di lavoro in cui abbiamo migliorato di un milione di volte, 6 ordini di grandezza, la precisione. Purtroppo, mentre altre nazioni hanno investito, hanno capito che questa era una buona idea e recentemente hanno investito molto, in Italia il nostro istituto meteorologico di Torino non ci ha creduto, e quindi recentemente siamo stati superati, vedete qui da Tokyo e da Boulder, sono arrivati proprio questo di aprile 2015, quindi recentissimo, i risultati in cui hanno raggiunto praticamente una parte in 10 alla 18, due parti in 10 alla 18, dimostrando quindi che questi orologi ottici sono già più di 100 volte meglio degli orologi al cesio che definiscono il secondo. E quindi ci si aspetta che a breve il secondo verrà ridefinito sulla base di un orologio molto probabilmente basato sull'atomo di stronzio. E allora, come dice il castoro guardando la diga, questa non l'ho costruita io, però l'idea almeno l'ho avuta io. Vabbè, non abbiamo avuto solo l'idea, ho detto ci abbiamo anche lavorato, e il risultato, cioè la cosa su cui abbiamo puntato, è stato oltre la realizzazione di questo nuovo tipo di orologi, qui vedete quello che è attualmente il primo e unico orologio ottico in Italia, abbiamo fatto uno sforzo per renderlo anche un sistema abbastanza compatto, in modo che possa poi diventare un vero strumento per la definizione del secondo e in futuro, per esempio, per una missione nello spazio in cui si possa utilizzare questi nuovi sensori di cui vi ho parlato, quindi interferometri atomici e orologi atomici ottici, per fare delle verifiche estremamente precise della relatività generale, per esempio degli effetti di cui vi ho parlato, il redshift gravitazionale e del principio di equivalenza. E con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie mille al professor Guglielmottino per questo bellissimo percorso da Galileo alla meccanica quantistica, alla relatività, è molto interessante. Di mantenere il tempo, sì, se si parlava di precisione. D'altra parte spero bene che sul tempo sei sicuramente preciso. Vi ricordo appunto che subito adesso potrete visitare questa mostra nella sala adiacente. E adesso passo la parola a voi se avete delle domande per il professor Tino. Bisogna chiederle col microfono però, che sennò... Sì, buonasera. Volevo riferirmi a quel grafico dove lei ha fatto vedere la misura della costante G. Mi sarei aspettato che tutte le altre misure fatte nei secoli fossero state un po' a destra e un po' a sinistra. Cioè mi sembra che ci sia... non un errore casuale, mi spiego meglio, come mai la costante sua è minore di tutte quelle calcolate nei secoli? Non è allora, di misure sono state fatte circa 300 e quelle che ho riportato lì sono solo le più recenti che vengono utilizzate per dare il valore ufficiale, cioè delle costanti fondamentali c'è un valore più o meno acquisito che poi viene aggiustato. Alcune delle precedenti sono consistenti perché lì ha visto c'erano indicate le barre di incertezza, quindi va vista tutta la larghezza corrispondente alla barra dell'errore. Però è vero che la nostra è più bassa di quello che è il valore medio. Perché non si sa? Quello che noi, diciamo, un bel risultato sarebbe trovare adesso quando verrà riprodotto negli Stati Uniti, come ho detto in Cina e probabilmente in Australia, stanno costruendo degli esperimenti simili, se in quel caso si trova che tutti quelli fatti con questo metodo coincidono, vuol dire che gli altri avevano sbagliato. Perché ci sono delle indicazioni, per esempio le bilance di torsione sono gli strumenti molto sofisticati e molto belli, che però sono stati usati per 200 anni più o meno, e si è visto che per esempio la fibra che si utilizza può avere degli effetti di steresi, per cui ci può essere un errore, questo per chi è un errore sistematico. Qui il problema, se lei come altri ha guardato bene quel grafico, è proprio un esempio da manuale di cattivo controllo agli errori sistematici rispetto agli errori casuali, perché se ci avete fatto caso alcuni degli esperimenti precedenti riportavano un errore molto molto piccolo, però poi non sono quindi hanno sottostimato gli errori, hanno detto ho fatto una misura molto precisa ma hanno sbagliato qualcosa. C'è anche chi pensa che adesso stanno uscendo articoli pubblicati, oggi me ne è arrivato uno da referì, in cui si stanno cercando le correlazioni con effetti strani, cioè si pensa pure ci possa essere una fisica, che i risultati vengano diversi per un effetto fisico ancora non compreso. Personalmente penso che prima vada studiata bene la presenza di errori sistematici dovuto a strumenti che... con effetti strani, perché per esempio quando io ho cominciato quando ho proposto l'esperimento c'era appena stata una misura fatta all'Istituto Metrologico Tedesco che era 40, se uno prende la barra d'errore era 40 barre d'errore fuori, cioè dava proprio tutto un altro valore. E però siccome i tedeschi sono tedeschi non possono sbagliare, addirittura si è aumentata di un ordine di grandezza l'incertezza ufficiale per poter tener conto del... Quindi sono strumenti che, insomma, Cavendish, però da Cavendish in poi non hanno migliorato tanto le cose come in altri campi della fisica. Le altre costanti fondamentali della fisica sono note con 9-10 cifre e le misure ripetute danno valori consistenti. Poi capita adesso c'è un problema sul raggio del protone, diciamo, è una continua ricerca. Però qui stiamo a un livello di precisione che... L'altro fatto, poi mi fermo, è che non so se è chiaro, ma l'effetto della gravità è molto piccolo, cioè noi sentiamo il peso perché la Terra è grande, ma quelle masse di tungsteno, appunto 500 kg tungsteno a qualche centimetro di distanza, danno un effetto gravitazionale che è solo un decimilionesimo dell'effetto della Terra, quindi anche una tonnellata di massa dà un effetto molto molto piccolo.
e l'effetto di una persona che passa lì vicino non è trascurabile. Quindi sono misure molto complicate da fare, perché ci possono essere effetti spuri, cioè l'effetto della, gli effetti di marea vanno controllati. È un segnale molto piccolo con, e non si può schermare, mentre il campo elettromagnetico si può schermare, l'effetto della gravità non si scherma. Quindi sono esperimenti molto complicati. Ci sono altre domande? Quell'esperimento, ma tanto parlo a voce alta. La registrazione. Sì, cioè quell'esperimento che lei voleva condurre con una tonnellata di oro e poi ha dovuto, per ragioni economiche, sopportare con l'altro metallo. Se avesse potuto ottenere l'oro, avrebbe ottenuto dei risultati più migliori oppure? Probabilmente sì. A parte qualcuno dice che avremmo trovato una variazione della costante gravitazionale nel tempo, perché se ogni studente avesse portato a casa un pezzettino della massa sorgente avremmo visto, studente per dire, perché gli studenti hanno tutte le colpe, ma anche qualche docente. Noi abbiamo dovuto dedicare, non potendo prendere l'oro e utilizzando questo tungsteno, abbiamo dedicato molto tempo e lavoro a verificare l'omogeneità di questo materiale, perché l'oro è noto che per come è fatto tende ad aggregarsi in maniera da essere molto omogeneo. Invece il tungsteno abbiamo trovato, facendo delle analisi del materiale, che ha delle disomogeneità, dei buchi all'interno. E quindi abbiamo dovuto sviluppare con la ditta che lo produce, una ditta svizzera, un nuovo processo di sinterizzazione del materiale che rendesse queste disomogeneità trascurabili. Quindi non so se, però insomma, probabilmente sì. E in più il tungsteno non si rivende, mentre l'oro si può anche rivalutare l'oro. Quindi l'idea del presidente dell'INFN era buona, non era. Altre domande? Beh, comunque il professor Tino resterà qui, quindi se avete delle domande gliele potete chiedere. Era tutto chiaro. Bene, grazie ancora professor Tino. Grazie a voi.